Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico in collaborazione con Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di Made in Italy, un tema che si sta configurando come una vera e propria sfida per tante realtà imprenditoriali, nonostante il Made in Italy, l'Italia quindi sia riconosciuta come una eccellenza a livello di qualità di prodotti, a livello di tradizione artigianale e di capacità nel contempo di creare innovando. Tutto questo sembra attualmente non bastare più in un'ottica di posizionamento a livello globale. Quindi capiamo esattamente quali sono le principali considerazioni da fare in questo senso e ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Parto dallo studio introducendo Nicola Di Marco Berardino, amministratore delegato di Diloan Bond Factory e delegato di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico per il Made in Italy. Buonasera. Buonasera, buonasera telespettatori. Ancora in studio Francesca Di Pietro, direttore stabilimento Canali Abruzzo. Buonasera, grazie per l'invito. Andiamo in collegamento per presentare Guglielmo Gennaro Auricchio, che è presidente dei giovani imprenditori di Federalimentare Export Manager e Head of Sustainability di Gennaro Auricchio SPA. Buonasera. Buonasera. Bene, questi sono i nostri ospiti. Abbiamo presentato coloro che ci aiuteranno nel corso della nostra trasmissione. Quindi partiamo subito con la prima domanda che è rivolta esattamente ad Auricchio in collegamento, al quale chiediamo quali sono i principali pilastri del Made in Italy, secondo il suo punto di vista. Per lui sono molto importanti la formazione, la innovazione e la sostenibilità. Ma non solo per il Made in Italy, in un'ottica di più largo respiro. A lei. Ecco, grazie mille. Come è stato detto prima, giustissimamente, il Made in Italy si fonda da sempre, usualmente, su quella che è la qualità del prodotto, la qualità del servizio che l'imprenditoria italiana è riuscita e riesce a mettere in quelli che sono i beni e servizi appunto che offre al consumatore italiano e non solo italiano. A questi nel tempo si è dovuto aggiungere, e quanto mai prima d'ora è importante, che appunto ci sia un focus di eccellenza su quella che è la formazione, formazione come fattore abilitante sia per l'innovazione che per la sostenibilità e che credo essere appunto driver fondamentali per la competitività del tessuto imprenditoriale e industriale del nostro paese. Partendo proprio dalla formazione, io ci tengo a dire che personalmente proprio credo molto nella formazione, in particolare nella formazione in continuo e dunque che appunto la formazione sia considerata non qualcosa che è all'inizio delle carriere di un imprenditore, ma anche di un manager o di qualunque altro collaboratore all'interno di un tessuto industriale, imprenditoriale, ma appunto in continuo sottolineando proprio la necessità di informarsi pedissequamente ed aggiornarsi per rimanere appunto aggiornati rispetto a quello che è un contesto competitivo in continua e costante evoluzione. Ci credo fortemente personalmente e anche in azienda naturalmente stiamo declinando questo credo, in tutte le sue forme, sollecitando molto la formazione, soprattutto in ambito digitale e anche, in ambito di sostenibilità proprio, quindi toccando anche gli altri due punti, con anche tutti i nostri dipendenti e collaboratori. Non solo, ma naturalmente la formazione è anche è continua e costante anche su quello che è il core, per cui a partire dalla conoscenza del prodotto a tutti quelli che possono essere, diciamo, spunti interessanti per la persona e la professionalità dell'individuo. Per quanto riguarda l'innovazione e la sostenibilità, appunto, sono diventati sempre di più fattori abilitanti per la stessa competizione, più che determinanti per una maggior competitività.
Questo perché? Perché il contesto competitivo si sta evolvendo sempre più in fretta con appunto un ritmo molto importante nell'aggiornamento di quelli che sono i mezzi a disposizione delle imprese e degli imprenditori per muoversi nell'arena competitiva. Ecco che allora diventa fondamentale l'innovazione, avere come faro proprio l'essere costantemente aggiornati anche in termini di mezzi tecnici e tecnologici all'interno di un'impresa. In particolare, penso ad ora, ci si è convinti tutti dell'importanza che ha la digitalizzazione delle nostre imprese e dunque la capacità di estrapolare e analizzare, organizzare innanzitutto e analizzare i dati per riuscire ad avere un cruscotto sempre più puntuale e sempre più preciso a disposizione degli imprenditori, di modo che uno si possa facilmente ed efficacemente rendere conto del fatto di essere sulla giusta strada, o meglio, del capire immediatamente e reagire con prontezza in base a quelle che sono gli effettivi risvolti delle proprie decisioni strategiche. Ecco, questo è fondamentale, molte imprese hanno intrapreso questo percorso ormai da più di decenni, ma oramai sta diventando un fattore effettivamente necessario per la stessa sopravvivenza delle imprese italiane. In questo penso soprattutto al tessuto di imprese delle PMI, le piccole imprese soprattutto, che caratterizzano in particolare il tessuto di imprese del nostro paese, ed è fondamentale che anche su questo si mettano a disposizione proprio delle imprese dei mezzi anche economici, quindi che garantiscano l'evoluzione in questo senso anche alle più piccole imprese, magari in modo partecipativo, collaborativo con altre. Dopodiché, appunto, la sostenibilità, per chiudere, che finalmente è adesso da tutti intesa come sostenibilità 360 gradi, quindi sì, ambientale, la E del principio ESG, ma non solo, ma perché per essere ambientale deve essere necessariamente innanzitutto sociale ed economica. Dunque le imprese sono imprese anche storiche. La nostra è un'impresa che ha compiuto i 147 anni e si avvia nel 2027 a compierne 150. Le imprese sono use al capire e nell'interpretare la sostenibilità sociale ed economica laddove operano usualmente, e questo è importante che si continui a mantenere come valore inderogabile per le imprese, ma che appunto si riesca a declinare, e in questo caso aiuta proprio la formazione degli imprenditori e dei dipendenti proprio in fattori di competitività che garantiscono alle nostre imprese sempre maggiore efficacia nel mondo, nei mercati globali. Come sappiamo, infatti, appunto è l'internazionalizzazione quello che è, diciamo, il desiderata assoluto di qualsiasi impresa italiana per garantirsi la crescita. Intanto vedo scorrere la presentazione aziendale nostra, per cui vedete che la Gennaro Auric S.p.A. Nel tempo si è evoluta rispetto all'azienda nota e famosa nel mondo per il provolone, che rimane il nostro core business e il nostro core, detta come battuta, però ha portato l'azienda a interpretare, a declinare la passione e la conoscenza del prodotto e del formaggio italiano anche in tante altre categorie di prodotto lattiero caseario che caratterizzano la tradizione di eccellenza del nostro paese, andando a coprire, diciamo, quelle nicchie di mercato dei prodotti più noti e conosciuti e apprezzati dai consumatori italiani e non in tutto il mondo. Ecco, in questo è stata fondamentale l'innovazione continua che ci ha permesso di migliorare sempre di più la nostra efficacia e la nostra competitività, e naturalmente un occhio sempre attento alla sostenibilità, come mi sento di dire abbastanza consueto per le aziende dell'agroalimentare, in particolare lattiero-caseario, per il legame fortissimo che c'è con la nostra terra, ma naturalmente è fondamentale che ci si impegni sempre di più e con sempre più con migliori tecnologie per rendere effettivo questo processo e percorso di evoluzione. Auricchio, chiarissima la sua esposizione. Grazie. Abbiamo visto anche il materiale che documentava qual è stato
l'excursus, no, di questa grandissima realtà conosciuta a livello internazionale, e ho molto apprezzato quel inciso relativo a una crescita in un'ottica di formazione, e quindi formazione non come iniziativa one spot, bensì come continuativa nel tempo. E quindi con queste considerazioni importanti che ci hanno fatto capire quanto sia importante essere dinamici e essere al passo con i tempi, vengo qui in studio per sentire esattamente qual è il punto di vista e come si declina tutto questo in un ambito locale, ma non solo. Quindi sentiamo di Marco Berardino per continuare a ragionare in questi termini. Prego. Sì, allora, partiamo da un aspetto fondamentale, cioè analizziamo che quali sono i fattori cruciali che hanno reso il Made in Italy, mi pare di aver letto, il terzo marchio più importante al mondo. L'eccellenza artigianale, il design distintivo, la qualità dei materiali, la tradizione, la storia, la cultura. Cioè, se vogliamo usare due semplici parole, il saper fare. Cioè, noi sappiamo fare le cose. È questo che ha reso in qualche maniera l'Italia e il Made in Italy così importante. Ma saper fare cosa significa? Significa che nelle nostre imprese ci sono persone che sanno fare. E quindi sono le persone, in qualche maniera, la chiave che rende il Made in Italy così importante nel mondo. Allora, cosa succede nel momento in cui non c'è un ricambio generazionale? Lei sa che purtroppo noi veniamo, in particolare in Dylan Bond Factory, siamo un'azienda che produce moda per i più grandi marchi del lusso, veniamo da un passato in cui negli ultimi decenni c'è stato un movimento delle produzioni di tanti marchi all'estero. Questo significa dilapidare un territorio o dei territori che sapevano fare le cose. Se noi andiamo a vedere l'età media delle persone che lavorano in generale nelle imprese della moda, nel settore moda, ma immagino che anche in altri settori la situazione sia simile, troviamo da 40 a 50 anni in su. Quindi un'intera generazione ha saltato questo tipo di lavoro. Questo cosa significa? Che si impoveriscono le nostre competenze industriali, si impoveriscono le nostre filiere. E questo non possiamo permettercelo. Ecco perché, riprendendo un po' anche quello che diceva il presidente Auricchio sull'importanza della formazione, è importante in realtà riattrarre le persone a fare questo lavoro. Ma per farlo andiamo verso nuove generazioni, generazioni che hanno un rapporto col lavoro diverso rispetto a quello a cui magari noi siamo abituati. Quindi dobbiamo rendere le nostre aziende, l'ambiente di lavoro, le condizioni a prova delle nuove generazioni. Cioè, le nostre aziende devono essere attrattive, devono garantire balance tra vita privata e vita lavorativa, devono trasmettere entusiasmo e orgoglio per quello che facciamo. E poi bisogna iniziare a comunicare, a interessare le nuove generazioni sin da piccole. Ecco perché, per esempio, portando l'esempio della nostra azienda, noi abbiamo voluto iniziare un progetto con l'IPSIA, che è l'Istituto di Marzio di Pescara, che grazie anche a una visione lungimirante della professoressa Camplone e della dottoressa Scani, che è la preside, che ringrazio per questo progetto, ci hanno in qualche maniera scelto come azienda madrina per il loro corso moda. Le attività sono partite, diciamo, lato infrastruttura, adesso a breve, tra qualche giorno, inizieranno anche in aula. Cosa faremo? Abbiamo messo a disposizione della scuola, presso di loro, un laboratorio in cui i ragazzi possano effettivamente sperimentare che cosa significa fare creazioni di moda. E questo come si fa? Si fa portando le nostre persone, quindi i nostri tecnici, i nostri esperti di qualità saranno a disposizione dei ragazzi per trasmettere passione, per trasmettere la bellezza di questo lavoro, per fare in modo che le nuove generazioni vogliano accostarsi ancora una volta al nostro settore. E questo ritengo che sia fondamentale in tutti i settori del Made in Italy. Decisamente, e continuiamo a ragionare su questo settore che sappiamo ha affrontato e continua ad affrontare
una situazione abbastanza complessa, perché il Made in Italy, la contraffazione nell'ambito della moda sono veramente molto molto centrali, sono basilari nel dibattito, e quindi passo la parola alla prossima ospite per capire nel suo ambito, nella sua realtà, che cosa significa il Made in Italy e come si affrontano queste dinamiche. A lei, Di Pietro. Buonasera, allora, noi come azienda nasciamo nel 1934, quindi abbiamo una grandissima esperienza, quest'anno faremo l'anniversario dei 90 anni e produciamo capospalla sartoriale. Quello che ci contraddistingue rispetto alla maggior parte delle aziende italiane che negli anni passati hanno in parte delocalizzato e quindi spostato la produzione in paesi diversi da quello che è invece il nostro paese, è il fatto di avere il 70% della produzione interna in reparti produttivi di nostra proprietà, a cui si va ad aggiungere un altro 30% della produzione, che comunque è puramente italiana, di nostri fornitori esterni, che comunque vengono costantemente monitorati e sono coinvolti comunque sulle nostre strategie. La nostra azienda è molto attenta, soprattutto lato sostenibilità, a due fattori che sono fondamentali secondo la nostra, diciamo, il nostro modo di pensare. Il primo fattore è quello ambientale. Un capo che è ben fatto, per noi la qualità non significa solo un capo fatto bene e prodotto in maniera ineccepibile con dei target qualitativi elevatissimi, ma soprattutto riconoscere la competenza, come diceva anche l'intervento del mio copartecipante alla trasmissione, di persone che lavorano con eccellenza e che hanno una capacità di produzione e di realizzazione di capi interamente fatti a mano, che è molto difficile sia da implementare e sia da trovare. L'altro aspetto a cui noi teniamo particolarmente, che è il territorio. Noi abbiamo aziende produttive a Milano, a Monza, a Brianza, e abbiamo un reparto produttivo, tre reparti produttivi nelle Marche e un reparto qua in Abruzzo produttivo. La sostenibilità per noi significa anche riconoscere le persone nel territorio, quindi valorizzare le competenze del territorio di appartenenza e soprattutto tutelare le persone, perché il Made in Italy è più complesso. Negli anni in cui c'è stata la crisi produttiva, noi abbiamo deciso di mantenere le produzioni in Italia, non è stato facile, è stato molto complicato, ma questo ha portato a tutelare tutte le nostre maestranze, sia da un punto di vista legale, previdenziale, anche sanitario. Quindi quello che è la sfida, e sono d'accordo anche col collega che ha parlato prima, che le nuove generazioni dovranno essere attratte al nuovo lavoro, è anche quello di riconoscere nella sostenibilità del territorio e di incentivare la crescita del territorio attraverso la conoscenza di questi processi, che sono molto legati all'esperienza, all'esperienziale, a una formazione che è molto lunga, di addestramenti che, come diceva anche il primo collega che è intervenuto, bisogna spendere tempo, impegno e anche un passaggio di conoscenze, perché è molto importante che chi esce e chi uscirà dal lavoro nei prossimi anni deve trasferire queste competenze. Non è così scontato, perché c'è tutto un passaggio di consegne per l'amore di questo lavoro, che è una cosa non banale. E quello che ci tenevamo anche a sottolineare noi come azienda nel Made in Italy è il fatto che siamo molto attenti anche a tutti i nostri fornitori, quindi dalla materia prima, che per il 99% proviene da tutto il settore tessile di Biella, e quindi siamo attenti sia ai nostri fornitori, ma anche a livello di certificazioni e a livello di come loro stessi promuovono la bontà delle loro pratiche diciamo lavorative. Inoltre un'altra cosa molto importante per noi è anche la sostenibilità ambientale. Un capo fatto in Italia è un capo che può essere riparato, può essere sistemato, può essere in qualche modo e può durare più a lungo, quindi bisogna stare attenti
attenti a tutti questi aspetti e sono delle sfide per il prossimo futuro. La sfida più appassionante per noi è non è reinventare, ma soprattutto far evolvere nel tempo la nostra tradizione. Decisamente, e ha fatto emergere, mentre vedevamo le immagini bellissime della vostra realtà, mandate in onda dalla regia di Andrea Di Fabio, è emerso appunto questo discorso relativo alla etica, quindi Made in Italy deve essere promosso anche attraverso pilastri etici che si vanno a ricondurre con il concetto di sostenibilità sociale di cui parlava prima Auricchio, al quale do la parola per continuare a ragionare in questi termini. Prego. Grazie. Innanzitutto devo dire che condivido pienamente quello che è appena stato definito dalla dottoressa Di Pietro, appunto l'importanza in realtà di mantenere, perché sostenibilità a tutti gli effetti è anche questo, mantenere attivi quei distretti, perché sappiamo che l'Italia ha un mondo di imprese costituito sui distretti che sono state definite in un'occasione nel Cavalier de Nigris, questo termine mi è rimasto molto caro, giacimenti alimentari, intendendo parlando del settore agroalimentare, ma che può essere declinato effettivamente anche nel mondo della moda, che è molto vicino in termini di come si esprime e come si sviluppa in maniera distrettuale lungo il nostro paese, lungo tutto lo stivale, per cui ci sono dei poli di eccellenza e di specializzazione di quel know-how che innanzitutto definiva il presidente Marco Berardino come il vero motivo di distintività delle imprese italiane. Questo è vero ed è mantenendo vivi questi distretti che garantiamo la sostenibilità stessa e dei territori e proprio di questo nostro know-how e quindi di quel saper fare che tanto ci ha garantito di poterci vantare nel mondo, perché sappiamo che così come l'agroalimentare, anche la moda, ma anche il design, quindi l'arredo, così come l'automobile, sono bandiere dell'italianità nel mondo e che riescono a portare quello che c'è di bello, di buono, di veramente apprezzato nel nostro paese sulle tavole o nelle case dei consumatori in tutto il mondo. Ecco, dunque, per avvicinare i giovani e sempre più giovani a questi nostri settori è fondamentale riuscire a riscatenare la passione per questi gioielli che abbiamo in casa, queste tradizioni che spesso hanno anche dei passaggi, dei lavori che vengono purtroppo ancora oggi sentiti, percepiti forse dalle generazioni più giovani anche come lavori umili. Io penso soprattutto a casa mia, per cui il lavoro in caseificio, ma il lavoro che spesso è lungo le filiere dell'agroalimentare, uno dei passaggi a maggiore valore aggiunto, perché è la mano dell'uomo spesso che garantisce il trasferimento di quelle qualità, caratteristiche organolettiche per quanto riguarda l'alimentare, ma possono essere anche di determinata fattezza o taglio per quanto riguarda la moda, che purtroppo appunto sono lavori sì che comportano magari la sveglia presto, magari la fatica fisica in certi casi, naturalmente nel rispetto sappiamo tutti di quelli che sono i parametri per garantire assolutamente, soprattutto in questi giorni ahimè tragici per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, le morti bianche sul lavoro, per cui garantire l'assoluta sicurezza, ma che comportano un pochino di sforzo fisico o comunque di mettere le mani in pasta, tornando a una metafora diciamo molto affine al mondo lattiero caseario. Ecco, purtroppo oltretutto sono lavori che vengono percepiti come umili in certi casi, ma che oltretutto offrono un valore aggiunto al consumatore, racchiudono in sé un valore aggiunto importantissimo e anche vengono retribuiti spesso anche, è brutto parlare in modo molto terra a terra,
di salari, in un momento in cui c'è il problema del salario, dell'adeguamento dei salari anche a quella che è stata l'inflazione degli ultimi due anni, ma anche più alti rispetto a lavori forse più blasonati, più affini, più vicini a quello che è il mondo universitario degli Atenei, io penso proprio al lavoro di ufficio, ma senza nulla togliere è importante che il Paese si interessi, è stato efficace a livello comunicativo il lancio delle idee del liceo del Made in Italy, per ora non ha ancora avuto modo e il tempo di dimostrare l'efficacia nell'avvicinamento dei giovani a il Made in Italy, a ciò che c'è di saper fare del Made in Italy. Tuttavia il mio auspicio è che in qualche modo si riesca a tutti i costi, mi sento di dire, nel mantenere, nel rendere sostenibile proprio anche questi nostri gioielli, per cui questi nostri distretti di eccellenza che hanno garantito all'economia italiana di farsi conoscere nel mondo. Grazie Auricchio. Ottima considerazione, annuivano qui in studio, quindi vado da Di Marco Berardino per appunto capire in tutto questo processo quanto sia importante ragionare su questi concetti e parlare anche di innovazione. Prego. L'innovazione è il motore trainante di qualunque economia moderna. Nessuno ormai può pensare di fare impresa senza innovare, senza stare al passo con i tempi. Diceva prima il Presidente Auricchio, il mondo sta cambiando a una velocità pazzesca. Quindi è ovvio che se non stai al passo con i tempi, in un mondo globalizzato in cui ci sono culture diverse, modi di fare diversi, situazioni diverse, non puoi stare sul mercato, molto semplicemente. Quindi è diventato una sorta, come dire, di base. Se vuoi fare impresa devi per forza di cose stare al passo con i tempi. Però voglio lanciare, come dire, un tema, forse anche una provocazione, mi lasci dire. Cioè, bisogna capire come paese in primis e poi ognuno di noi all'interno delle nostre imprese, come imprenditori, come manager, come imprese, vogliamo essere dei leader o vogliamo essere dei follower di innovazione? Perché oggi spesso, soprattutto nelle piccole e medie imprese, quando si parla di innovazione si parla di riuscire a stare a passo con i tempi, ma stare al passo con i tempi significa semplicemente portarsi allo stesso livello degli altri. Non significa riuscire a prendere il pallino ed essere un leader di innovazione. E quindi si parla di innovazione, si parla di digitalizzazione, si parla di robotica, si parla di tante cose, ma si parla di cose che altri hanno già sperimentato, di cose che sono magari già uno standard sul mercato. E quindi semplicemente se non le fai sei morto. Se invece vuoi essere un leader, quindi in qualche maniera vuoi prendere l'innovazione e farne un vantaggio competitivo, quindi fare un qualcosa per cui la tua impresa possa essere riconosciuta, devi fare qualcosa di diverso. Cosa devi fare? Ci sono tante cose che si possono fare. Riepiloghiamo velocemente. Sì, molto banalmente, ormai oggi siamo nell'epoca della conoscenza. L'epoca della conoscenza significa che tutte le informazioni sono disponibili a tutti quasi in tempo reale. Se mi lasci passare questo termine, la ricerca di base è a disposizione di tutti, bisogna però saperla leggere, saperla guardare, saper cogliere come posso prendere quella ricerca di base che magari un'università ha fatto, magari un'università in India, e renderla un qualcosa che possa dare valore sul mio mercato. Ecco, io penso che il ruolo delle imprese, che ovviamente in qualche maniera deve essere coadiuvato da un sistema paese, dalle istituzioni, sia quello di avere la capacità attraverso dei team dedicati di prendere questa innovazione di base e trasferirla sul proprio mercato. Io le faccio un esempio della nostra azienda. Noi abbiamo aperto da qualche anno un laboratorio urbano di house a Milano che si occupa proprio di questo, quindi c'è un team dedicato di persone che in qualche maniera leggono qual è l'innovazione che magari su altri mercati è già matura ma che non è stata ancora passata sul mondo della moda. Le faccio un esempio pratico. Pensi al 3D. Il 3D è una tecnologia che è stata lanciata negli anni 80, ma nel mondo della moda, a parte qualche prototipazione, qualcosa, era una cosa che veniva usata molto poco. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato il 3D sul mercato facendo in modo che si potesse stampare direttamente sul tessuto, grazie alla collaborazione con il produttore. Ecco, questa è un'innovazione che cambia il modo in cui vengono fatti i prodotti.
Assolutamente. Andiamo dalla nostra ospite per capire questi concetti, come si fondono con la tradizione. Quindi velocemente, siamo in chiusura di trasmissione, però è ovvio che bisogna ascoltare questi esempi, visto che abbiamo ospiti quotatissimi. A lei, Di Pietro. Allora, sono d'accordo che la sfida del riuscire a fondere l'innovazione tecnologica con le maestranze, quindi con la capacità artigianale delle nostre bravissime addette alla confezione, non è una cosa così scontata. Infatti bisogna creare un connubio perfetto, cioè un equilibrio in cui le macchine che possono essere innovative siano di ausilio e vadano ad integrare poi quella che è la competenza artigianale delle persone con cui lavoriamo. Un esempio che noi abbiamo avuto recentemente: abbiamo studiato un nuovo sistema di taglio. Il nuovo sistema di taglio ci ha consentito, anche in ottica di sostenibilità, di ridurre una serie di sprechi. Questo nuovo sistema di taglio è un esempio, come ce ne possono essere altri, ci consente di ridurre le difettosità, di ridurre gli sprechi di tessuto. Addirittura siamo arrivati all'80% sui tessuti a geometria unito e al 60% sui tessuti a geometria rigata e quadro. Inoltre consente di produrre a lotti per prodotti speciali che mandiamo poi in confezione, e quindi di migliorare l'efficienza produttiva e l'efficienza di confezione. Ovviamente le sfide che ci abbiamo di fronte sono in mani, perché comunque dobbiamo andare a impegnarci nell'individuazione di nuove tecnologie anche sul piano della confezione, e giusto per fare un excursus e cercare di far capire qual è la complessità del processo che noi viviamo tutti i giorni, un capospalla sono circa 200 lavorazioni. Un capospalla intelato prevede la capacità delle addette di fare delle operazioni in cui l'aspetto manuale è preponderante. È preponderante perché c'è la conoscenza non solo delle fasi di lavorazione e un lavoro certosino, ma c'è anche la conoscenza dei tessuti e dei materiali. Quindi quello che innovazione di processo deve diventare un utilizzo delle nuove tecnologie sulle nuove macchine che ci consentono di ridurre, quindi di andare avanti sia nella confezione ma anche nella ricerca dei materiali, nuovi materiali, quindi tessuti nuovi, e nelle lavorazioni ipertecnologiche su cui noi ci stiamo muovendo anche con i nuovi prodotti, vedi jersey e tutti i nuovi prodotti che sono di tessuti ad alta, come posso dire, definizione tecnologica. Grazie mille, preziosi, preziosi i vostri contributi. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi vado in collegamento per salutare Guglielmo Gennaro Auricchio. Grazie. Grazie a voi e un caro saluto e buonasera a tutti voi. In studio salutiamo e ringraziamo Nicola Di Marco Berardino, grazie. Grazie e buonasera a tutti. Ancora Francesca Di Pietro. Grazie, arrivederci. Per la parte tecnica in regia ringrazio Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana.